Appena iniziato il 2021, quindi bentornati ad una nuovissima puntata di Tessilam Condivision. Recupereremo per le due settimane appena trascorse, quella dal 7 al 13 dicembre e quella dal 14 al 20 dicembre. Vi avevo promesso delle novità, ve ne parlerò tra pochissimo. Iniziamo subito con la foto che ha ottenuto più mi piace durante la prima settimana, quindi dal 7 al 13 dicembre. Scopriamolo insieme! La dolcissima e bellissima Evelyn Mazzi. La vediamo invece con un bel abbinamento, un cappello e uno scaldacollo, tutto realizzato con il berry color petrolio. Allora, ha usato circa 190 grammi di filato per realizzare sia il berretto che lo scaldacollo. Per il berretto ha seguito il tutorial della cara Fatta Tutto Fare, il cappello Waves, e per lo scaldacollo ha ripreso lo stesso punto facendo una striscia lunga circa 75 cm e poi cucendo alla fine. Filato che descrive: incredibile, leggero e caldissimo. Ottimo lavoro, Evelyn. Adesso passiamo al secondo progetto di oggi, Paola Palazzini. Un progetto che io ho adorato, un bellissimo gilet con il bravissimo per il suo adorato babbo. Guardiamolo insieme. Ciao Valentina, un saluto a tutti e grazie per avermi contattato per questo progetto che ha realizzato, cioè il gilet da cui ho preso spunto dal tutorial di Maria Grazia Dottore, il gilet da uomo Morris, per realizzare il quale io ho utilizzato il filato bravissimo colore 007 in grigio e niente, ho montato praticamente 82 catenelle e ho proseguito per circa 45 cm dritta come da tutorial. Poi ho realizzato gli scalfi per giungere poi allo scollo. La parte dietro è realizzata nello stesso modo, solo che non ho fatto lo scollo a V. Dopodiché ho realizzato sia per lo scollo che per il giro manica il punto, quello maglia bassa, il punto elastico, e ho realizzato appunto questo giletto del mio babbo, perché lui, da che lo conosco, da che ne ho ricordo, sono 46 anni, ha sempre indossato gilet, perché lui ha sempre lavorato la terra e quindi diceva che le maniche per lui non erano utili, e quindi ha sempre portato camicie sotto, e però aveva bisogno del calore addosso, e quindi mi sono fatta coraggio e per un po' di pratica io ho realizzato questo gilet, che è stato molto apprezzato. Il babbo è abbastanza grande, quindi, però nonostante tutto non abbandona mai la sua terra, e niente, è stato molto apprezzato. Vi ringrazio appunto anche per tutti i commenti che avete fatto al mio babbo, che li ho fatti leggere. Ho detto: ma chi è tutta sta gente? Dico: babbo, sono amici, semplicemente. E niente, vi ringrazio tanto. Vi auguro un buon anno. Simpatica, bellissima e un amore di figlia. Davvero complimenti Paola e complimenti anche al papà. Adesso passiamo alla terza foto di oggi. Una calda ed elegante cappa, realizzata da Loredana Nocelli. Lei ci ha inviato un vocale, quindi anche questa volta evito di parlare e lascio parlare direttamente lei. Buongiorno, sono la signora Nocelli Loredana. Per prima cosa volevo ringraziarvi per aver scelto il mio lavoro. Ne sono veramente felice e orgogliosa di me stessa, perché realizzare delle cose che poi vengono apprezzate è una cosa bella, ma veramente bella. Poi per chi tiene veramente come me all'uncinetto, che è un punto di sfogo, di svago, lo è ancora di più. E niente, io in questo progetto è iniziato vedendo un vostro tutorial e vedendo i filati, e praticamente ho voluto provarli, e questo lo lavoro l'ho eseguito con blue clay grigio argento per giù 180 grammi. L'ho eseguito al punto effetto in costa inglese, scusatemi, con l'uncinetto sempre, e niente,
e dopo averlo finito ero veramente soddisfatta. Non solo non ho avuto difficoltà a eseguirlo, ma poi non solo la morbidezza al tatto del filato, ma quando l'ho indossato era morbidissima, era una cosa stupenda addosso, elegante, sexy, un po' di tutto. Continuerò a usare i vostri filati perché ormai mi ci trovo benissimo, ho tante altre progetti da fare, da realizzare. Io ho iniziato a fare l'uncinetto che ero una bambina, penso alle scuole medie, così non mi ha insegnato nessuno, ma solo guardando delle riviste, iniziate da piccoli cinzini fino a finire a coperte, corredi da sposa e tante altre cose. Poi negli anni l'ho messo da parte e ora ho riniziato. E vi auguro a tutto un buon anno e grazie ancora di nuovo, grazie tessima. Grazie davvero Loredana, perché il progetto è davvero stupendo. Non so se ci avete già fatto caso, ma comunque quest'oggi lo spiegheremo nei minimi dettagli. Parleremo di punti fedeltà. Non perdiamoci in chiacchiere e guardiamo questo video tutorial. Allora, la prima cosa da fare ovviamente è andare sul nostro sito, quindi www.tessiland.com, ed effettuare l'accesso. Cliccate quindi qui nella voce accedi. Inserite il vostro indirizzo mail e la vostra password e cliccate nuovamente su accedi. A questo punto sarete entrati nel vostro account e quindi avrete tutte le informazioni relative ai vostri ordini, di conseguenza quindi anche ai vostri punti fedeltà. Quindi qualora poteste richiedere il codice di un buono dei punti fedeltà, potrete farlo cliccando qui alla voce i miei punti fedeltà. E qui avrete quindi il resoconto di tutti i vostri punti fedeltà. Quindi avrete i punti attualmente disponibili, le varie voci che potrete richiedere, quindi se potrete richiedere il buono da 30 punti che equivale a 30 euro, 50 punti 60 euro, oppure 80 punti vale a dire 100 euro. I buoni che avrete già richiesto in passato, lo storico dei punti, quindi quelli che avrete accumulato durante ogni singolo ordine. Mettiamo per ipotesi che appunto finalmente potrete richiedere un buono per i punti fedeltà. Mettiamo per ipotesi, noi avendone 108, possiamo richiedere il buono tanto da 30, quanto da 50, quanto da 80 punti. E lo vediamo perché tutte e tre questi quadrati sono evidenziati. Sappiate sempre che tra i tre si illuminerà sempre il quadrato o più quadrati del quale potrete richiedere il codice per i punti fedeltà. Mettiamo per ipotesi che ad esempio noi volessimo richiedere il codice dei 50 punti uguale a 60 euro. Per farlo è molto semplice, dovrete cliccare qui e vi uscirà. Sei sicuro di voler trasformare i tuoi punti in un buono? Convinti e quindi certi di ciò che state facendo, cliccate su ok e a questo punto eccolo qui, potrete quindi vedere il vostro buono, ma nel dettaglio potrete vedere quindi quando è stato creato, il valore, il codice e la validità, quindi dal, in questo caso, 5 gennaio 2021 al 4 febbraio 2021. Come sapete il buono ha una validità di 30 giorni. E il relativo stato, quindi a disposizione, vale a dire potrete ancora utilizzarlo oppure usato. Quando vorrete utilizzarlo sarà molto semplice, non dovrete fare altro che copiarlo, andare nel vostro carrello, noi in questo caso lo avevamo già preparato, e inserirlo qui all'interno del codice promo e cliccare su aggiungi. Perfetto, a questo punto quindi vedrete che il buono è stato attivato e che qualora insomma superasse la cifra dovreste solo pagare il totale e quindi la parte restante. Potrete quindi procedere con l'ordine e avrete quindi usufruito correttamente dei vostri punti fedeltà.
Vi ricordiamo che potrete trovare tutte le informazioni o comunque un riepilogo del video che avete appena visto all'interno della sezione dedicata agli omaggi delle informazioni. Qui potrete trovare tutte le informazioni e inoltre sottolineiamo anche questo, come riportato sul sito: Tessiland e le operatrici dell'assistenza non sono in nessun modo in grado di passare punti da un account ad un altro o riattivare buoni scaduti, motivo per cui è molto importante tener presente che le operazioni, di per sé molto semplici ed intuitive, non sono recuperabili in caso di scadenza di buoni o di ordini con account multipli. Lo avete visto, è davvero semplicissimo. Tessiland cerca in tutti i modi di dare dei servizi che non troverete dappertutto. Quale sito vi offre una spedizione gratuita con un ordine pari o superiore solo a 19 euro? Tessiland. Quale sito premia la vostra fedeltà e i vostri acquisti? Tessiland. Quale sito vi permette di effettuare un ordine completamente gratuito, spese di spedizione comprese? Tessiland vi offre di tutto e di più. E poi è senz'altro un buon modo per premiare tutte le fedelissime, tutte coloro che sono appassionate di uncinetto e che divorano quel filato. Ovviamente non c'è differenza tra clienti, ma è giusto che chi davvero acquista così tanto da noi e ci dà fiducia venga premiato appunto proprio con dei piccoli vantaggi come i punti fedeltà. Adesso passiamo al quarto progetto di oggi, la foto che ho ottenuto più mi piace dal 14 al 20 dicembre. Guardiamola insieme. Il quarto ed ultimo progetto di oggi è di Marina Alexandra Bojok, non lo so esattamente, ma comunque è lei che ha realizzato questo bellissimo maglioncino che vi è piaciuto tanto, con Liggy grigio perla, circa 500 grammi di questo cotone meraviglioso per realizzare questo maglioncino. Ha preso spunto da un tutorial su YouTube e poi l'ha adattato in base alla sua mano e al filato e al numero di uncinetto ovviamente che stavo utilizzando. Davvero brava Marina, che vi ringrazia per tutti i like che le avete dedicato sia sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia che nel mondo delle fate. Brava! Eccoci qui, siamo giunti quindi alla conclusione di questa prima puntata del 2021 di Tessiland Condivision, non prima però di avervi mostrato un'altra novità di quest'oggi. Ecco a voi la tela. Ebbene sì, è arrivato anche in casa Tessiland il cotone 25, sottilissimo per realizzare quadri, per lavori eleganti e raffinati a filet. Lo potete trovare nelle colorazioni bianco ed ecru in un formato da 250 grammi per 3330 metri circa di lunghezza. E vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo di continuare a condividere i meravigliosi progetti sulla pagina Facebook Meglio di Maglia, di commentare qui sotto il video per richieste o comunque qualsiasi altra cosa voi vogliate comunicarci. Troverete tutti i link dei prodotti che avete visto oggi proprio qui sotto il video. Seguiteci anche su tutti gli altri social, quindi Instagram, Pinterest e TikTok. Iscrivetevi sul nostro canale YouTube. Io vi ringrazio di nuovo per averci seguito. Però un'altra cosa c'è. Abbiamo parlato tanto di Lurex in quest'ultimo periodo e infatti abbiamo pensato adesso di voltare completamente pagina per le più affezionate a due dei nostri prodotti più richiesti, quali il Bravissimo e Liggy. Potrebbero esserci delle novità. Appuntamento quindi alla prossima settimana. Ciao.